la Madonna. Il fatto che questa sia una processione che svolge un voto nei confronti della Vergine dell'Assunta, un voto che è secolare, e c'è invece chi la scambia per il momento con cui può insultare il sindaco, puoi dirgli che è fascista, puoi dirgli che non governa bene. Io francamente rimango perplesso. Anche quest'anno la Faradda ha registrato una folla di persone, sassaresi ma non solo, anche tanti turisti che non sono voluti mancare alla Feccia Manna di Sassari. Ma più che il racconto della discesa, quest'anno c'è un aspetto che vogliamo sottolineare: la maleducazione di molte persone. Il sindaco, il primo cittadino di una città tutto sommato tranquilla come Sassari, fischiato e offeso da chi non apprezza il suo operato. Non vogliamo entrare nel merito politico, ma soltanto far notare quanto poco siano vicine queste persone alla festa della città, perché i candelieri per i sassaresi veri sono una festa religiosa prima di tutto. Lo scioglimento del voto all'Assunta, un'emozione che non si esaurisce la sera del 14 agosto, ma continua tutto l'anno in attesa della prossima Faradda. Accostare ai candelieri insulti e fischi ad un sindaco che non piace, chiunque sia, non è certo in linea con lo spirito della festa e non solo offende chi ne è vittima, ma anche tutte le persone che a vario titolo fanno parte della festa stessa e che la sentono nel profondo. I fischi ci sono sempre stati, è vero, e fanno parte, se vogliamo, della cionfra sassarese, al quale probabilmente chiunque si candidi a primo cittadino è preparato. Ma da qualche anno si è superato il limite della decenza, si è superata la soglia che separa la goliardia dalla maleducazione, il tutto davanti alla Madonna, a cui Sassari è tanto devota. Vedere il sindaco circondato da forze dell'ordine che facevano scudo non è stato un bel momento, soprattutto per quei sassaresi, fortunatamente tantissimi, che non erano lì per lui, ma per onorare la Madonna e sciogliere un voto secolare.